alimentati solo dal nostro stesso benessere, no? Scusa, dottor Martella, cioè Sergio, cioè io approfitto dell'occasione perché la tua ricostruzione mi è piaciuta tantissimo, chiaramente è frutto di studi di tanti anni, eccetera, no? Però ecco, io solamente una piccola eccezione voglio fare, no? Riguardo il fatto, cioè, mi sono detto a me stesso, lasciamo il sacro al sacro, no? Cioè nel senso io, vabbè, lo sai, faccio un percorso da credente, eccetera, quando tu hai toccato il discorso del battesimo, non voglio parlare del battesimo in sé, però io ricordo, quando io mi sono affacciato alla vita, questo lo ricordo con esattezza, non so come, ma lo ricordo, dicevo, questo mondo è cattivo, questo mondo mi fa paura. Dico, che senso ha? Ero molto piccolo per farmi questa domanda, però intanto io sono andato così. Ora voglio dire, si è messa in dito tutta la mia fragilità, la debolezza di un essere umano che è venuto al mondo. Sicuramente avrò dei problemi familiari, ma chi è che non ha avuto, mi chiedo poi, no? Ecco, allora cosa è stato con me? E poi, guardando indietro, ho voluto cercare una risposta. Sentivo parlare del battesimo, io sono diventato credente molto tardi, diciamo a 40 anni forse, non ricordo bene, però era molto grande, e dicevo, poi l'unica salvezza quale sarebbe? Cioè, io oggi, quando oggi credo nei Vangeli, eccetera, no? Per esempio il battesimo è il capisaldo, diciamo, degli Vangeli, no? Perché Cristo stesso disse, andate e battezzate. Ecco, ora questo, io dico, per me è stata, non dico la salvezza, perché qua moriamo tutti insieme, eccetera, io, però alla fine mi è servito qualcosa almeno in cui credere, qualcosa in cui io mi sento che poi il mondo non fa proprio tutto schifo come me, cioè un ricominciare mi dà una possibilità di ricominciare a vivere. Questa è stata la risposta che mi sono dato. Ecco, tu come psicologo anche in un certo livello, no? La tua interpretazione personale è va benissimo, perché hai giustamente elaborato un tuo bisogno, che è quello di esistere in un certo modo. Processi mitici, chiamiamoli. Ora, innanzitutto, il fatto che un bambino nasca, che ci sia un benvenuto e che ci sia un'accoglienza e che ci sia anche un considerarlo come originale, come importante, no? E dovrebbe essere il rito va benissimo, ci dovrebbe essere, ma un rito che riconosca il diritto di quel bambino di avere una chance. Perché vivere, nascere non è una colpa e vivere non è una croce. Quindi non si può trattare un bambino con dei riferimenti che presuppongono che sia portatore di un peccato mortale come intera umanità. Ma perché? Ma perché l'umanità deve essere portatrice di un peccato mortale? Questo alcuni lo pensano, io per fortuna. C'è anche la differenza, no? Lui sta parlando della visione del bambino. Scusa Ivan. Il bambino è. Lui parla della sua paura del mondo. Vabbè, ma il bambino è piccolissima, no? Certo, sì. Ho capito, ma è diverso dal considerare il bambino portatore del male, capito? Cioè, una cosa è che il bambino sia percepisca quello che ha intorno, perché i bambini sono spugna, percepiscono quello che hanno intorno, ok? Cioè, la cicogna ti ha paracadutato in un campo di cactus, anziché su una spiaggia. Allora, dipende uno dove, in quale ambiente nasce, dove cresce. Ma dire che tutti i bambini nascono con la colpa è come dire che non esiste la persona sana, capisci che la teocrazia che si fa Stato unico mondiale e vanno vaccinati e curati le persone sane? No, è la stessa cosa, perché hai il diavolo dentro. La logica è la stessa, è una teocrazia che si è fatta Stato mondiale. Ora, è una teocrazia sbagliata, non è la religiosità in sé, perché se andiamo nel buddismo, se andiamo in altre situazioni, perché io non trovo dimensioni volutamente distruttive, no? Perché comunque nessuno mette in croce nessuno e nessuno pensa che la salvezza derivi dalla morte di qualcun altro, che non c'entra niente, perché se io ho un problema della mia vita, ammazzare lei non penso che mi risolva niente, cioè, però siamo a questo livello. Però io voglio dire, ricominciare da chi è, disse Provissimo, che è molto attuale, io ricomincio dal battesimo, mi sono detto, almeno per me stesso. Tu hai trovato una tua forma. Guarda, va bene per te, è personale, ripeto, è personale, per
perché comunque il tuo problema era quello di essere riconosciuto, di essere considerato e di essere preso in esame. Quella è la parte buona, ovvio, che poi tu lo chiami quello. Però io sto parlando non di quello che dici te, ma di quello che c'è scritto nei Vangeli, non quello che pensi tu. Il copyright ce l'hanno loro, mi spiego. Ecco. Loro dicono delle cose molto precise, non sono condivisibili da un punto di vista clinico, perché se dovessimo applicare alla lettera quelle cose siamo sicuri che creiamo la morte. Ma proprio la creiamo. Sicuro la psicosi. Sicuro la psicosi. Tant'è vero che nel momento in cui dalla teoria si passa ai fatti, cioè dalla dimensione si passa al creazionismo, si passa alla dimensione che l'uomo è cattivo e che quindi va, che la natura è cattiva e che quindi va ristrutturata, stiamo facendo esattamente quello che sta succedendo. Cioè non sono scherzi, sono cose gravissime. Non si può ragionare, non si può scambiare l'acqua potabile con la fogna. Che se no ci ammaliamo, cioè, è ovvio. Altre domande? Sì, sì, bene. No, è sempre il concetto di negare la capacità critica dell'individuo, no? Nel momento in cui parlano del battesimo, perché si battezza immediatamente? Si battezza almeno, ci è stato insegnato per decenni, perché se non si è battezzato e muori non ti si aprono le porte del paradiso, il concetto è questo. Lo stesso discorso è per il vaccino, se non ti vaccini da bimbo, sei finito se ti prende il virus. Con la pandemia è successa la stessa cosa. Per cui, da un lato è teocrazia, dall'altro il potere statale, potestà genitoriale, sono altre forme di autoritarismo che impediscono la crescita della libertà. Se poi mi si dice la tua libertà finisce nel momento in cui comincia quella dell'altro, mi si riduce all'impotenza. In tutto questo mi chiedo come è possibile fare coesione. Allora, da un lato non si deve perdere la capacità di ragionare, per cui è fondamentale comunque il confronto, anche se ci viene negato. Molto spesso abbiamo vissuto 2 anni assurdi, per me è miracoloso che ci si sia ritrovati e che si stiano ripristinando le bellissime abitudini di un tempo che io a lungo ho pensato si perdessero. Ma come possiamo andare avanti? E poi mi chiedo il carattere di ciascuno. No, dottore, quanto può influire su questo processo di affrancamento? Cioè, da un lato come portare avanti il percorso di affrancamento, dall'altro il carattere può influire, poi mi dico forse il carattere è anche frutto dell'educazione e della genetica. E quindi mi chiedo, ma è nato prima l'uovo la gallina su questo fatto? Cioè come poter andare avanti rimanendo obiettivi e soprattutto facendo coesione, crescendo e dicendo la nostra, perché l'individuo da solo la può dire. Allora, innanzitutto mi dai l'opportunità di spiegare perché il titolo di questo seminario di oggi, che sembra un po' strano, no? È nato prima l'uomo o la gallina. E sì, al di là dello scherzo metamorfico, però sapete che la canzoncina degli anni 30 era mi dica professore se è nato prima l'uovo o la gallina, professore non lo sa. Ora il problema se fosse nato prima l'uovo o la gallina è un problema che nasce per escludere invece qualcosa di molto importante, cioè escludere la differenza sessuale. Senza il gallo non c'è né uovo né gallina. Quindi il trucco sta ancora una volta nel parricidio, nella dimensione di escludere il maschile. In questo senso si crea la dipendenza dei figli dai genitori, come, cioè, sono forme subdole, no? In cui come si dice, mater semper certa, sì certo, questo è vero per gli animali, ma gli esseri umani scelgono e scegliere, scoprire che ad esempio la fecondazione dipende da una relazione fra due esseri che si sono liberati e emancipati dal possesso dei genitori, della famiglia, che decidono volontariamente di procreare, questo è la parte migliore, ideale. Quindi si sa addirittura chi è il padre, addirittura, capite? Quindi questo crea uno sviluppo intellettivo enorme rispetto degli esseri umani, rispetto agli altri animali. Quindi questa è la questione. Per quanto riguarda la questione, sì, no, per esempio, due sorelle possono essere molto diverse. Una, irrimediabilmente, capace di essere magari arrogante, cattiva e schierata con le peggiori istinti, e l'altra invece che pur soffrendo trova per esempio delle diverse
possibilità di elaborare culturalmente, di emanciparsi e di riscattarsi, no? Per esempio. Ma questo dipende, innanzitutto ciascuna, anche tutti, hanno un patrimonio naturale che tende alla sopravvivenza, quindi un istinto di vita che tende a ciò che è positivo. Non è vero che l'uomo, c'è l'istinto di morte di cui parlava Freud, ma fa parte del ciclo di vita. La verità è che quello che prevale è l'istinto di non morire, a morire, amore, si ama per non morire. Quindi è uno istinto fortissimo e noi dobbiamo coltivare quell'istinto dell'amore. E alcuni ce l'hanno atrofizzato, altri un po' meno fondamentalmente, però fondamentalmente possiamo fare appello a tutte le persone, anche quelle che sembrano più cattive, per un recupero in qualche modo, dipende dal danno che hanno avuto. Nel caso delle due sorelle, per esempio, una può aver avuto un falso favore da parte del genitore che quindi ha maturato un inganno da cui non è in grado di recepire, di ricevere, per alcuni casi, e magari è convinta di avere un vantaggio, continua invece a farsi del male, a far del male agli altri. L'altra persona che invece è stata staccata, amata di meno o ha avuto una maggiore dimensione di autonomia, ha avuto l'obiettività di guardare le cose diversamente e ha potuto recuperare. Cioè, è chiaro che ciascuno ha una sua dinamica differente all'interno della nicchia ecologica in cui cresce, in cui nasce, no? Ma sono tutte cose che si possono riscontrare guardando gli aspetti biografici di ciascuno. Ciascuno ha un patrimonio a parte, interessantissimo. Pensate che bellezza se fossimo allenati a farci i fatti degli altri, oltre a saperci fare i fatti nostri, no? Però anche saperci fare i fatti degli altri, sapere ascoltare, è il mio mestiere? Ma no, è la mia vocazione, io mi diverto un casino. Penso che sia l'unico modo di vivere, è un approccio culturale che sia valido. Dovrebbero invece in qualche modo socializzarlo, no? Tutti quanti, in qualche modo. Che non è il contegolento, è un'altra cosa. Lei mi ha scritto un libro, no? Che fare? Ti ringrazio per tutto quello che ci hai dato questa sera, è stato bellissimo. Ci ha procurato un piacere enorme. Anche perché quando si fanno questi incontri si scopre che quello che c'ho dentro io è lo stesso di quello che c'è dentro tu, e quindi tu sai che io ti voglio molto bene, come voglio molto bene ad Alessandra. Grazie. E a tutti noi, tutti. E, però a questo punto noi sappiamo, abbiamo scoperto in questi ultimi due anni un qualcosa di incredibile, un qualcosa che non ci aspettavamo, cioè abbiamo scoperto di avere tanti, cioè alcuni nemici e altri, e una massa di idioti, una massa di stupidi che si è fatta condizionare. Io parlo dal mio punto di vista di medico, che voi sapete sono due anni che sto affermando la verità, cioè che tutto quello che è stato fatto è tutta una montatura, e di oggi sul giornale La Verità di ieri, mi sembra, anzi no, stavamo dicendo con Francesco, è uscito un titolo mentre guardavo la televisione, in America hanno evidenziato ormai che il virus è scappato da un laboratorio, non è una creatura naturale, non è naturale, ma è una cosa che io sapevo già da due anni, perché avendo letto il libro di Massimo Citro, Eresia, Massimo Citro lo citava, oltretutto l'ho anche avuto la fortuna di avere un contatto telefonico con lui, e lui queste cose me le aveva dette, e mi diceva anche che stava scrivendo il secondo libro, che sarebbe stato anche più puntuale su questo. Allora, in sintesi, che cosa voglio dire? Noi l'altra sera ci siamo commossi insieme ad Alessandra, mi veniva da piangere anche a me, perché sentendo quella madre, no, che raccontava la storia del figlio che stava a Londra e poi era ritornato, gli avevano imposto di fare i cosiddetti vaccini, comunque le cosiddette punture, e poi è trascorso questo Natale per ciascuno di noi, ecco, questo è
il potere, no? Cioè identificarsi con gli altri. Perché ci siamo commossi insieme all'Alessandra? Perché ci siamo identificati in quella mamma, anche se io sono padre, insomma, non sono mamma, e però ancora di più capisco, cioè una donna portare dentro di sé, no? Una creatura, sentirla e poi vederla ammazzata da questi, perché? Per nulla, per nulla. Perché Joseph Dritto, che è uno dei più grandi scienziati mondiali, ha dimostrato, lui è presidente della Società Mondiale di Biotecnologie, presidente della Società Mondiale, nonché consulente a Nuova Delhi del governo indiano per la sanità, ha dimostrato scientificamente che il virus o il prione, come alcuni pensano, è stato immesso da due laboratori, non solo da quello di Wuhan, ma anche da uno statunitense, e anche quello di Wuhan era finanziato dagli americani insieme ai francesi, erano tre, cinesi, francesi e americani, a Wuhan, perché hanno potenziato un coronavirus per poterlo immettere. Negli Stati Uniti c'è una legge che vieta gli esperimenti di potenziamento, per cui non lo potevano fare, ma l'hanno fatto in maniera surrettizia, e Wuhan l'hanno fatto in maniera più, per poter immettere nel mondo questi due virus per poter uccidere le persone. E già il vaccino era, il cosiddetto vaccino era pronto, perché doveva continuare l'opera di distruzione dei virus immessi artificialmente, capite? Come tutto era programmato, come giustamente dice Sergio. Allora, a questo punto, a Dritto hanno fatto questa domanda, che doveva venire a Lecce, no? quel convegno che avevamo organizzato, però poi all'ultimo momento non è potuto venire. Lo ha fatto a Perugia, e allora a questo punto gli hanno detto: ma lei sta affermando le tesi dei complottisti. E Dritto, lo sapete che cosa ha risposto? Ma lo dicono loro, lo hanno detto, lo hanno dichiarato, hanno detto che vogliono eliminare 4 miliardi di persone, lo dicono. Anche Colau ha detto indirettamente: il pianeta può ospitare 3 miliardi, ora siamo 8, quindi addirittura ne preconizza l'esclusione di 5 miliardi. Allora, a questo punto noi ci sentiamo, no, che ci vogliamo bene, e questa è la cosa che in tutti i convegni che abbiamo fatto c'è stata questa corrente, proprio questa corrente, non chiamiamola neanche amore, ma questa corrente affettiva che ci univa e ci sentivamo uniti. Ma quell'altro 90% di imbecilli che ancora vanno con le mascherine sul monopattino, con le mascherine sulla moto oppure in macchina chiusi, secondo me è impossibile riuscire a trovare una via di comunicazione con queste persone. Allora noi dobbiamo capire, ma voi vedete che cosa fanno? Cioè è tutto il giorno, cioè quando io accendo in televisione non sento altro che Zelensky, l'Ucraina, la NATO. No, no, vabbè, insomma, comunque, sì, perché loro dovrebbero dire più la morte che la NATO, cioè il morto più che il NATO. È una cosa che mi viene da dire, ma scusate, ma oggi quante volte è andato in gabinetto Zelensky? Ma che me ne fotte a me di Zelensky? Che me ne fotte? Che me ne fotte dell'Ucraina? Ma voi sapete che cosa hanno combinato gli ucraini nell'arco di 200 anni? Quante stragi hanno fatto? Quanta gente hanno torturato? Ecco, grazie. Allora, che cosa dobbiamo fare noi? Che cosa possiamo fare contro questo? Non contro, allora, per difenderci da questa aggressione. La complessità c'è. Prima abbiamo elencato tantissime forme in cui da tanto tempo ci stanno accerchiando, ci stanno manipolando e stanno cercando di cambiare le condizioni quotidiane in cui noi ci riproduciamo, in cui cresciamo i figli, lavoriamo,
Quindi la guerra è l'ultima di queste guerre pandemia, la stessa strategia, e l'emergenza continua. Certo, stanno creando una situazione in cui la regressione a condizioni di povertà, di dipendenza, di mancanza di sovranità diventa cronica, strutturale. Beh, non dobbiamo meravigliarci, perché già in altre epoche in cui certe forme del capitalismo sono arrivate a un livello di crisi, non so, la crisi del 29, crisi di sovrapproduzione, e non gli è stato nulla di più congeniale che fare un grande reset, distruggere tutto per ricostruire e ricominciare. Quindi hanno fatto una guerra mondiale, hanno ammazzato 40-50 milioni di persone in Europa, bazzecole. Quei 40-50 milioni di persone non avevano un mutuo. Oggi quei 40-50 milioni di persone in Europa hanno un mutuo con le banche. Forse non è conveniente ammazzarli, forse è conveniente trasformarli in robot, in zombie. È molto più conveniente ammazzarli pian pianino, magari far fuori quelli che hanno le pensioni. Sono diverse le strategie, ma fondamentalmente la logica antiumana è la stessa. Noi dobbiamo ricostruire, favorire, stimolare gli aspetti costruttivi delle persone che abbiamo di fianco a noi, a partire da noi stessi. Quando ci sentiamo soli, ci sentiamo in un mondo cattivo, brutto, quando vediamo che all'interno, intorno a noi c'è freddezza, robe varie, dobbiamo accendere una fiammella, come diceva la piccola fiammiferaia. Dobbiamo accendere un lume, dobbiamo cercare di fare mente locale, cercare le persone intorno a noi più positive, fare rete e costruire benessere, costruire una dimensione di prospettiva, di visibilità. Quello che facciamo noi resterà in eterno, diceva Ridley Scott, il figlio dell'attore. Quello che facciamo noi in realtà illumina anche gli altri, per un principio olistico. Non lo facciamo solo per noi. Paradossalmente il nostro bene è il bene degli altri, altro che la libertà finisce. La libertà comincia, se tu eserciti la tua libertà, garantisci la libertà degli altri. È contagioso. Esatto. Va bene, vi ringrazio per la vostra presenza. Grazie.